Ultimi consigli di Priscilla Hill per Victor Pfeiffer. E come dicevi tu, sembra proprio che è finito il tempo, no? Però si danno le ultime direttive, no? Per far andare l'atleta sul ghiaccio. Victor Pfeiffer, atleta austriaco, 17° nello short program con 55,70. Sì, atleta austriaco ormai trapiantato in America, si allena là e viene qui solo per fare i nazionali e gli europei. Prova quadruplo toelup, ma non riesce. Buon triplo loop però. Buon triplo loop. Lo cycle, doppio toelup, doppio toelup. Altro triplo loop, buono. Ah, volevo attaccare il doppio toelup, ma ci ho pensato troppo tardi. Triplo toelup.
Victor Fiverr. Gli applausi sono per questo atleta che rappresenta l'Austria, ma come giustamente ricordavi tu, Franca, oramai dal 2006 si è trasferito negli Stati Uniti proprio per allenarsi con Priscilla Hill. Questo ragazzo, pensate, studiava violoncello al conservatorio, poi però ha lasciato il conservatorio proprio per seguire la sua passione del pattinaggio e seguirla tanto da lasciare anche casa, no? Da andare negli Stati Uniti. Oggi mi ha fatto sentivo, mi ha impressionato quando Valentina Marchei ha detto: mi dispiace che sia andato male il mio europeo, perché sono stato tanto tempo anche fuori da casa. Anche Carolina, guardando appunto Carolina Cosa, cioè, sempre fuori, sempre tanti sacrifici. E in realtà è vero che si va sempre molto in giro, che vedete tante persone, tanti luoghi, però poi si fanno delle rinunce, Franca. Beh, fa parte del gioco, sì, diciamo che quando si accetta di fare uno sport di questo tipo, proprio si deve un po' rinunciare a tutto. È un peccato quando proprio si lascia per così tanto tempo la famiglia, gli affetti, casa tua, magari anche la scuola, insomma, così diventa ancora più pesante. Adesso ci sono le condizioni anche in Italia per riuscire ad allenarsi abbastanza bene, le piste ormai soprattutto nel nord Italia le abbiamo, c'è molta carenza ancora nel sud, ma su al nord le abbiamo, ore ghiaccio ne abbiamo anche abbastanza, sufficienza, allenatori, coreografi anche ormai. Certo, quando si vuole tentare di fare quel passo in più e cercare quel qualcosa che manca, poi si deve rincorrere qualcuno all'estero, poi rincorrere Morozov, direi che è veramente difficile, insomma. A volte è così, quando si decide si sa che si deve... Eh sì, perché Valentina si è affidata oramai a Morozov. Sì, la stessa cosa quindi... l'hanno fatta Faiella Scali. A un certo punto gli atleti possono prendere anche questo tipo di decisione. E poi parleremo anche di Federica Faiella e Massimo Scali, avremo modo di parlarne proprio dopo aver rivisto anche l'esercizio di Carolina. Ed eccolo il punteggio 109,13, cioè la detrazione 54,57 tecnico elements, 55,56 per il presentation score, e dunque arriva così il suo punteggio complessivo di 164,83. Certo che finora non un libero come quello che ha fatto Konstantin Menshov non lo abbiamo visto.